X1 uscì dalla sua base all'hotel Excelsior per fare direttamente qualche intervista agli uomini della strada. Scusi lei? Sì? Se vedessi un marziano, come si comporterebbe? Beh, iemenerei. Oh. E lei? Dice a me? Sì, lei, con quei libretti. Che farebbe lei se vedesse un marziano? Su, avanti, non si intimidisca. Beh, io me lo gusterei. Cioè? Me lo guarderei, no? E voi? Boh, non lo saccio. Il regolamento non ne parla. No, non ne parla affatto. E lei, bel giovane, se arrivassero i marziani? A Roma devono venire, così sono contento. Perché sarebbe contento? Così ci ammazzano tutti e buonanotte. Scusi lei? Sì. Sì, lei? Se vedessi un marziano, come si comporterebbe? Un marziano? Sì. Ma i marziani non esistono, ma che dice lei? Non li ha mai visti nessuno? No, eh? No. Ma va a lavorare, va. Ah. I marziani. Ma guarda tu che... E adesso che... Ma, signore mio, ma che fa? Attraversa così? Ma lei ha proprio la testa nelle nuvole, dico io. Ma non si è fatto niente? Direi di no. Oh. Ma che? È di ferro. Veramente ho un'alta percentuale di alluminio, vede. Lei piuttosto come sta? Io bene, grazie. Oh, mamma mia! L'ho ritirata proprio questa mattina. E adesso come faccio io? E come faccio? Se permette, ci penso io. Posso offrirle una cosina al bar? Mi dispiace, ma ho molta fretta. Sto facendo delle interviste. Interviste? Ma allora lei è proprio uno della Rai TV? Veramente no. Deve essere una persona molto importante. Lei l'ho capito subito. Dai, avanti, lo faccio anche a me l'intervista. Se lei si trovasse di fronte un marziano, come si comporterebbe? Se fosse un bel tipo come lei, insomma un bel ragazzo come lei, io gli direi di venirmi a trovare subito a casa mia e gli darei subito il mio indirizzo. Lei ha due belle gobbette. Come? Niente. Ecco, tenga. Che sciocco. Questo è il mio biglietto da visita. Matilde Bernabei, 702.427, la sua età? Stupido, è il mio numero di telefono. Ciao. Ciao, bel tipo. E non si dimentichi di telefonarmi, Quella ha anche un bel gobbone.